Stiamo preparando bene, veniamo purtroppo da delle sconfitte non meritate, perché per come abbiamo espresso il gioco, per quello che abbiamo fatto vedere, abbiamo perso delle partite male. Però la squadra ha capito e sta cercando di uscire fuori da questa situazione, perché poi diventa solo psicologica, non è fisica e non è tecnica, né tattica. E allora il mio pensiero è quello di cercare di trasmettere la convinzione che se lavorano e lavorano come stanno facendo, i risultati vengono. Makiwa non è ancora pronto, si sta preparando per essere pronto. Purtroppo è ancora un po' indietro perché 5 mesi, l'ultima partita l'ha fatta a gennaio, quindi sono più di 7 mesi. Quindi ci stiamo cercando gradatamente di portarlo nella condizione migliore per poter far parte della gara. Abbiamo informazioni, ho visto le partite che hanno fatto, quella di Coppa, quella contro in campionato, quindi le informazioni le abbiamo, però purtroppo nel calcio le informazioni sole non bastano, nel calcio purtroppo ci sono dei particolari diversi, c'è l'inventiva del calciatore, c'è l'imprevedibilità, noi la chiamiamo imprevedibilità, nel senso che non sai il giocatore bravo che può essere Kalisic, che può essere Strohmeier, che può essere Ciovilo, che può essere Gubelac, che può essere Halilovic, tanti giocatori che possono inventarti qualcosa, quindi quella è l'imprevedibilità. Ci stiamo preparando per le cose prevedibili, però è chiaro che serve uno sforzo alto per l'imprevedibilità loro, perché ne hanno. Ma quelli fanno parte un po' del dopo gara, un po' di nervosismo, ma come si aprono lì si chiudono, per me c'è più niente, cioè nel senso che l'amarezza era per le sconfitte che abbiamo subito, per la sconfitta che avevamo subito l'ultima, quindi il nervosismo è venuto fuori, ma quella fa parte della sanguinità, del fatto di tenerci a una cosa, quindi una cosa normale che fa parte del calcio, poi finisce lì. Ripeto, sono cose che vengono fuori data dal nervosismo delle gare, poi dopo, ripeto, finiscono lì, come iniziano, finiscono lì.